Operatore 56, buongiorno. Sistemi intelligenti a supporto delle decisioni degli operatori. Dispositivi che inviano le informazioni sullo stato del paziente direttamente al pronto soccorso. Tecnologie satellitari per il monitoraggio dell'intervento. Engineering e la centrale operativa di Bologna innovano il servizio di gestione delle emergenze sanitarie. Emergenza, buongiorno. La gestione delle emergenze sanitarie, attuale servizio 118, che confluirà nel progetto del numero unico europeo 112, è uno dei servizi maggiormente sentiti dalla popolazione, in cui la qualità e la rapidità dell'intervento prestato possono fare la differenza per la vita delle persone soccorse. Appropriatezza e tempestività. Questi gli elementi chiave per il corretto funzionamento del servizio di gestione delle emergenze sanitarie, oggi sempre di più un network territoriale di risorse non solo di tipo sanitario. Alla centrale operativa il compito di selezionare e coordinare in tempo reale tutti gli attori del processo di intervento appartenenti a questa rete di risorse, attività che richiede una visione integrata del servizio e l'utilizzo delle più moderne tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni, aventi in questo campo un ruolo strategico. Il servizio 118 di Bologna è stato uno dei primi in Italia ad essere completamente informatizzato già agli inizi degli anni 90. 118 Bologna Soccorso, con sede presso l'Ospedale Maggiore, serve tutto il territorio della provincia ed è inserito all'interno del Servizio Regionale di Gestione delle Emergenze 118 ER, modello di riferimento per organizzazione, tecnologia e qualità del servizio. Storico partner tecnologico della centrale operativa di Bologna e del progetto regionale Engineering, il principale attore della sanità elettronica in Italia, sviluppatore di software e system integrator per il 118 fin dal 1994. Oggi presente con le proprie soluzioni per la gestione delle emergenze sanitarie in 5 network regionali, al servizio di oltre 16 milioni di persone. Grazie a questa collaborazione, la centrale operativa di Bologna è una delle più avanzate del paese. Esperienza in cui il software è elemento indispensabile per l'integrazione del processo di intervento e per l'appropriatezza delle operazioni che in questo si svolgono. L'obiettivo per un sistema di emergenza e per una centrale operativa che lavora dentro a un sistema di emergenza è quello di riuscire a coniugare bene l'utilizzo della tecnologia, il supporto che la tecnologia può dare con il far passare un paziente attraverso una rete di servizi che nasce dall'arrivo della telefonata e che deve riuscire a individuare la criticità che contraddistingue il paziente fino a farlo arrivare nell'ospedale giusto e anche nelle mani del clinico che nel modo più appropriato riesce poi a seguirne la patologia. Questo vuol dire quindi mettere in fila tutti i singoli processi con l'aiuto che la tecnologia ci dà oggi, che è un aiuto importante per riuscire a muovere i pazienti al meglio dentro le reti ospedaliere che si sono disegnate nei sistemi di emergenza. Al centro dell'integrazione e governo di tutto il processo di intervento, il software per la gestione delle centrali operative della piattaforma Areas di Engineering, lo stesso impiegato in tutte le centrali della regione. Ogni chiamata alla centrale operativa viene esaminata da un operatore di primo livello che ha il compito di individuare la tipologia della richiesta. Nel caso di un'emergenza sanitaria, la telefonata è smistata ad una delle postazioni di gestione delle emergenze, dove viene aperta automaticamente la scheda di intervento. Grazie all'identificazione del numero telefonico del richiedente e all'integrazione con il sistema cartografico, il sistema assiste nella localizzazione del luogo dell'evento e suggerisce l'indirizzo di intervento. Per quanto riguarda il ferito, riesce a darmi informazioni?
Un sistema di procedure guidate e di checklist personalizzabili supporta l'operatore durante tutta l'intervista telefonica, secondo il protocollo previsto, finalizzato alla rilevazione delle informazioni sullo stato del paziente e dinamica dell'accaduto. Tutte le informazioni così raccolte dall'operatore sono elaborate in tempo reale dal software sulla base di criteri programmabili, permettendo, oltre all'individuazione automatica della tipologia di richiesta sanitaria e livello di criticità, anche l'eventuale necessità di allertamento delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco. In base alla tipologia, gravità e luogo dell'emergenza, il software individua e propone in tempo reale all'operatore il mezzo di soccorso più idoneo tra quelli immediatamente disponibili sul territorio, stimandone anche il tempo di arrivo. Con l'accettazione del mezzo proposto, il sistema della centrale operativa invia automaticamente i dati sull'intervento al terminale di bordo e l'alert all'equipaggio, il quale, appena in movimento, notifica l'avvenuta partenza. Durante tutto il percorso, veicolo e centrale operativa rimangono in continuo contatto dati via radio e rete telefonica, mentre il sistema GPS consente il monitoraggio continuo della posizione del veicolo. Grazie alla soluzione software di engineering, l'operatore della centrale operativa ha una visione d'insieme degli interventi in atto, la quale permette di gestire in sicurezza più emergenze contemporaneamente. Il sistema prevede infatti una serie di warning automatici che avvisano l'operatore di eventuali anomalie in punti chiave della gestione dell'intervento, come il superamento dei tempi previsti per le singole fasi o la deviazione della direzione del mezzo rispetto al luogo di destinazione. Bene, arriviamo con l'ambulanza a Castenaso, in via Giuseppe Mazzini al Civico 9. Grazie, arrivederci. Il software permette agli infermieri di centrale operativa di identificare in maniera rapida e precisa, tramite l'utilizzo di checklist, la corretta gravità da assegnare all'emergenza. Un altro supporto fornito dal software è quello di porre in rilievo criticità operative, come ad esempio il mancato raggiungimento da parte dell'ambulanza dell'obiettivo, permettendo all'operatore di centrale, tramite l'utilizzo della cartografia, di guidare l'ambulanza fino al raggiungimento dell'obiettivo stesso. Appena giunto sul luogo dell'evento, il sistema notifica l'arrivo e danno inizio le operazioni sul paziente, il quale, una volta stabilizzato, viene trasportato presso la struttura di pronto soccorso. Anche in questa fase, il sistema è di grande supporto all'operatore. Permette infatti l'individuazione della struttura più idonea sulla base delle cure necessarie, criticità, disponibilità di posti letto e distanza. Accettata la struttura proposta dal sistema, questa può essere automaticamente posta in allerta attraverso il collegamento con il software di gestione del pronto soccorso. A bordo del veicolo è possibile compilare elettronicamente la scheda paziente e raccogliere i dati clinici, così da trasmetterli in tempo reale alla struttura sanitaria di destinazione. L'arrivo del paziente è immediatamente segnalato, così da permettere alla centrale operativa di verificare che il veicolo di soccorso venga disimpegnato entro i tempi prestabiliti. Grazie all'integrazione con il pronto soccorso, all'arrivo del paziente la scheda clinica è già predisposta e in parte compilata. Appena ripristinata la piena operatività del veicolo di soccorso, viene segnalata al sistema la disponibilità del mezzo per nuovi interventi. Tutte le attività della centrale operativa sono costantemente monitorate dall'ufficio di coordinamento, il quale, attraverso i cruscotti di governo del sistema, può verificare in tempo reale le operazioni in corso, le risorse impiegate e quelle disponibili. Ogni singolo intervento è archiviato con il massimo livello di dettaglio, così da consentire sia una verifica sul singolo caso, sia analisi e report avanzati su tutti gli eventi gestiti. Dal maggio 1995 siamo passati da un sistema di registrazione cartacea dei sistemi di emergenza alla ricezione attraverso il sistema informatico. I vantaggi immediati che abbiamo avuto con l'utilizzo di questo sistema sono: identificazione pressoché immediata del luogo dell'evento e quindi identificazione conseguente delle risorse corrette da inviare, sia in base al luogo dove si è verificata l'emergenza, sia in base alla presunta patologia del paziente. Affrontare una situazione di emergenza significa comunicare. Noi abbiamo a disposizione un sistema che ci permette di gestire dei sottosistemi di comunicazione, da cui abbiamo e otteniamo delle informazioni che ci permettono di ricalcolare continuamente la nostra attività.
Emergenza vuole anche dire pianificare. 15 anni di dati facilmente fruibili ci permettono di programmare e migliorare l'efficienza del servizio. Sempre in prima linea nei processi di innovazione tecnologica e organizzativa, la centrale operativa di Bologna è pronta ad adottare il nuovo numero unico per le emergenze 112, così come previsto dall'Unione Europea. Un ulteriore passo verso un modello di gestione sempre più integrato e completo. Pronto a questo nuovo scenario organizzativo, il software e le competenze specifiche di engineering. A prova dell'esperienza ventennale e degli importanti investimenti effettuati nel settore della gestione delle emergenze. La centrale operativa di Bologna, a molti anni dalla sua nascita, continua ad essere uno dei principali riferimenti nazionali per la gestione delle emergenze sanitarie, una realtà in cui tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, conoscenze mediche e professionalità si integrano in una visione d'insieme a tutela della salute dei cittadini.